Ciao a tutti, bentornati a Ginnastico Mania. Ci troviamo al Pala Vesuvio di Napoli, dove si sta svolgendo la Final Six, un weekend tutto dedicato alla ginnastica artistica maschile e femminile. Quindi le sei formazioni più forti d'Italia che si sono qualificate qui per questa grande competizione, le sei più forti dopo le tre tappe di Serie A, si misureranno una contro l'altra in un match veramente all'ultimo colpo di magnesio. State a vedere. Ragazze. È tutto pronto, le ginnaste della Final Six si stanno preparando per uscire e andare in scena come delle vere e proprie star. Hai fatto le foto alle fate? Gioco di parole. Esatto, bella questa, sì. Adesso speriamo che facciano le fate davvero in campo di gara. Sembrate un po' una formazione tipo LOL, non so se l'avete visto il programma, quindi adesso tu fai ridere lei. No, io non so come fa. Fa anche così. Non ridi. Lo stesso. Allora ragazzi, complimenti per, a parte oggi che siete state veramente tutte bravissime, ma eccola qua, per questi europei che insomma dopo tanto tempo, 2 anni dalle platee internazionali, partire a bomba così con l'europeo, come è stato per voi l'impatto? Allora, diciamo che è stato bellissimo tornare a gareggiare con le altre nazioni. Io parlo per la mia gara personale, diciamo che è andata bene, pensavo di entrare in finale in trave, cioè quello era l'obiettivo, invece sono entrata in quella in parallela, però sono felicissima. Vabbè, il quarto posto un po' di amaro in bocca, però ci sono contenta lo stesso. Martina, complimenti, hai fatto un europeo che insomma... Grazie, grazie mille, non mi aspettavo di ottenere così tanti risultati, di arrivare così... tanto vicina all'obiettivo e sono super contenta e non vedo l'ora che ci siano altre gare. E allora, alla fine del tuo corpo libero però è stato buffo perché hai fatto un'espressione tipo scocciatella un po' così. Quando? Oggi? No, no, agli europei. Ah, no, perché ero morta probabilmente. Era il magnesio che ti era andato. Perché ero morta, però ero molto contenta. Io, allora, diciamo che non è andata come volevo perché non ero in forma, in più nella gara di qualificazione ho avuto un sentimento al polpaccio, l'ho sentito nella prima riga corpo libero,
Io volevo portare l'esercizio a termine, poi ho fatto anche volteggio con un dolore allucinante, poi era entrata Vanessa nella finale, però siccome lei non la faceva, dovevo farla io, ma non ce la facevo proprio con questo problema qua. E la parallela... non dico niente. No comment. No comment. Di quello che non vuoi dire. No, no, non... Maledizione. Vabbè. Aciderbolina. Poteva andare meglio come poteva andare peggio, quindi... Poteva andare meglio come poteva andare peggio, quindi va bene così, dai. Bene. Allora, tu come ti senti? Ti stai riprendendo? Io sto meglio, finalmente. Dopo 4 mesi con un dolore alla spalla, che purtroppo mi ha fermato, non ho potuto neanche gareggiare. Diciamo che oggi sono entrata con calma, ho iniziato col volteggio e devo dire che sono molto felice perché sono riuscita a fare il volteggio che sapevo fare e quindi sono contenta. E... Stavi già sorridendo mentre ancora ti avvitavi, quindi... Sì, perché capisco subito quando il salto è buono dall'attacco, quindi ho detto questo è buono. Ok, vai. Sì. No, sono contentissima, davvero. Quindi la tua ripresa è bella grintosa? Sì, ho già recuperato i 3 attrezzi, parallela alla ripresa, sicuramente è più indietro degli altri attrezzi, però forza e coraggio che... Che la vita gli è passata! E anche una menestrella, vedi? No, Asia è forte, sono oggi contenta. Ha fatto la bomba sexy. E... Chi? Asia, ha fatto un volteggio da... Guardatemi, da paura! Siluro! Sì, da Michaela Meroni. Magari! Da giudice... fermo immagine! Magari! Frizzato! Mi presentate, vabbè, lei l'ho già intervistata. Questa... È Angelina meravigliosa. È impossibile non sapere il suo nome. No, come si fanno a conoscere questo astro nascente? Esatto. Il Decathlon, oh, direi. Dietro presentate loro due che io non le conosco. Villa. Cioè, perché... Faccio un passo avanti. È alta 2 metri. È alta 2 metri con le gambe a cioè, uno stecchino. Lei è amica delle bandiere. Come amica delle bandiere? Guardala. Ti prendono neanche un pochino in giro. Sì, guarda, ma ormai fa niente. Come si vive vicino a queste pazze scatenate? Sono comunque un punto di riferimento che comunque noi più piccole guardiamo e cerchiamo di arrivare ai loro livelli. Hai fatto una coreografia, tra l'altro la sua coreografia è veramente bella, eh? Sì. Grazie. È Giorgia Leone. Okay. È la nostra leoncina. La leoncina, perché? E leone, leoncino. Ecco, per quello. Anche lei è impossibile non sapere il suo nome. Ha la stessa età della Angie. Ok. È la più alta, anche se non sembra. Ma loro mangiano cose diverse da voi? Cioè, come funziona? Non lo so, non chiedermelo. Viene dalla ritmica, viene dalla ritmica. Io fra un po', invece che andare avanti, torno indietro con le piccoline. Benjamin Button. Più, esatto. Adesso Giorgina vi farà vedere la sua mossa. Vai, Giorgina, fai vedere la tua mossa. Anche shampoo balsamo? Sì, sì. Shampoo balsamo, qui. E muovelo. È meraviglioso. Diciamo che è un po' la pazzerella della squadra. Se poi lo fate tutte, diventa una coreografia che ma neanche prima serata. Ma pensami che vi farò domani. Ma infatti ci sta preparando per stasera che c'è la finale di Amici. Noi facciamo lo shampoo balsamo. La vostra presentazione quando arrivate là. Esatto, noi facciamo shampoo balsamo, muovelo. No. Così. Prima si fa così e poi si muove. Ma certo. Così, apri un po' le gambe e poi fai così. Attaccata alle maniglie, antipanico. Esatto. Vabbè. Allora ragazze, siete favolose, in bocca al lupo, adesso tu. Vado a
dire. Okay. Ringraziare le Fiamme Oro, perché veramente anche questa gara ci sono venuti a vedere, quindi sono veramente disponibili in tutto quello che fanno per noi e non smetteremo mai fanno di ringraziarle. Davvero tanto, sono una grande famiglia e noi siamo orgogliose di farne parte. Sì, grandissimo supporto, penso che anche loro saranno molto orgogliosi di avere voi come sì. rappresentanti, no? Sì, stanno facendo un lavoro incredibile veramente per noi, quindi le ringraziamo tanto, tanto, tanto. Un bacione. E allora tu come stai? Ti stai riprendendo? Sto bene, sì, sì. Vogliamo vedere in gara al più presto. E domani. Okay. Ciao ragazze, in bocca al lupo. Ciao. Per quanto riguarda questo